Buongiorno a tutti e benvenuti a questa videoanalisi settimanale. Partiamo come al solito dal cambio euro-dollaro che, come vedete, da oltre un anno e mezzo si muove in un range di volatilità piuttosto contenuto, considerando questo solo uno spike. Ma se noi andiamo un po' più nel dettaglio, si vede come nell'ultimo periodo la volatilità è andata addirittura ulteriormente riducendosi, incuneandosi dentro queste due rette che prima o poi addirittura si stanno per incontrare. E se noi andiamo a verificare che cosa è successo all'incirca nell'ultimo mese, potremmo notare addirittura che ci stiamo muovendo in poco più di una figura, e quindi da qualche parte prima o poi il cambio uscirà. Stessa solfa, stessa storia se andiamo a vedere il mini trend rialzista del dollar index, che si vede molto bene qui. Allora andiamo a vedere come vanno invece i rendimenti, e qui possiamo notare che dopo il dato del PCE praticamente, e soprattutto anche in vista delle elezioni francesi, di cui vedremo l'esito la prossima settimana, sono saliti improvvisamente, sono tornati a salire i rendimenti. Quindi noi ci troviamo con un 4,40 sul T-note americano, siamo passati quasi al 2,50 sul Bund e diciamo così, forse la cosa più sensibile è che la situazione legata al nostro BTP è tornata a offrire un rendimento superiore al 4%, quindi siamo usciti un po' da quell'area 3,95-4 come resistenza e adesso siamo sopra questo livello, si staglia presumibilmente un 4,40 come potenziale target, lo si vede bene graficamente. Salgono i rendimenti, quindi i bonds sono venduti, e questa cosa si vede benissimo sui bonds americani long term treasury, che hanno scadenze oltre 20 anni. Guardate che movimento molto negativo che riporta improvvisamente questo strumento, questo ETF, sotto quel supporto che aveva appena recuperato, l'area 92,30. Quindi stiamo a vedere che cosa può succedere anche qui. Passiamo alle commodities, tutte poco mosse, a parte il crude oil, il petrolio, che comunque consolida l'area sopra 80, ma per il resto c'è poca volatilità. Questo è l'oro, non si muove, il PCE non lo schioda, abbiamo la prossimità di un'area di supporto importante, tutta quella che va dai 2003 ai 2280, e abbiamo, come si vede molto bene, diciamo a parte l'area dei massimi storici, poi una sequenza di massimi decrescenti che va a formare così un triangolo. Vedremo come andrà a finire. Vedremo come andrà a finire anche sul rame, che sembrava intorno all'area 4,45 avere trovato una base, ma ora torna a scendere, quindi chissà dove andrà, ma probabilmente, diciamo così, tra 4,30 e, come si vede qui, 4,13, probabilmente a trovare il suo supporto intorno a 30 o un po' sotto 30. È invece lì che staziona l'argento, il silver, in attesa di capire dove stia il suo centro e quale il perno su cui reagire. Rimane nel dettaglio anche il gas naturale, che dopo una prepotente salita che lo ha spinto quasi a raddoppiare il prezzo, ora si è inserita in un canaletto ribassista e presumibilmente potrebbe andare a testare questo supporto. Anche qui tutto da verificare. Il VIX, con buona pace di chi si aspetta che ritorni la volatilità, sta di nuovo andando verso dei minimi importanti. Allora noi andiamo a vedere anche come si comporta il Nasdaq contro il Russell, e come vediamo nelle ultime sessioni è stata molto più altalenante la situazione, e allora andiamoli a vedere. Allora, settimana che si chiude con scarsa volatilità, ma comunque con un segnale grafico un po' bruttino. Non è bella la candela di venerdì dell'S&P 500 che chiude sui minimi, ecco la sua gemella sul Nasdaq, vedremo che cosa ci riserverà il lunedì, mentre il Russell tenta ancora un po' di recupero, e se guardiamo gli altri indici americani sono invece tutti lì in attesa di qualcosa che non si capisce bene cosa sia. L'Europa invece di cose in attesa lo sa, ed è l'esito delle elezioni francesi che potrebbero spingere, comportare vendite se dovesse di nuovo vincere la destra, magari anche con un margine molto significativo. L'estrema destra della Le Pen, se dovesse vincere, potrebbe portare lettera sull'azionario, ma anche vendite sui titoli di Stato. Ecco quindi gli indici europei, si vede benissimo, no? Come appesantiti dai titoli francesi, il DAX
fa meno fatica, ma Eurostock 600 ed Eurostock 50 si muovono a ribasso. Anche il FTSE MIB si muove a ribasso, lo vedremo tra poco. Indici asiatici, debolezza sui listini cinesi, lo vediamo bene qui, sul Hang Seng, e questo è il Shanghai 300 che lascia il primo supporto e probabilmente va a cercarsene un altro in area 3440, dove più o meno sta, siamo molto vicini, mentre il Nikkei sembra essersi mosso a rialzo, diciamo così, dopo la recente lunga lateralizzazione. Se però lo osserviamo dalla prospettiva dei dollari, lo si vede che è ancora in laterale. Tutto questo è successo perché si è mosso tantissimo a favore di dollaro il cambio dollaro-yen, con lo yen sempre più debole da questo punto di vista. Andiamo allora a vedere come sta il nostro FIB. Se guardiamo il FIB, notiamo con un certo interesse che l'area supportiva che noi abbiamo intorno ai 32.600 punti è un'area supportiva fondamentale. Dovesse cedere, il mercato sotto troverebbe un vuoto che potrebbe spingerla anche a ritestare, diciamo, tutta quell'area di congestione che a lungo ci tenne vincolati intorno ai 30.000, perché questo sembra essere il potenziale target. Ripeto, dovesse lasciare questo livello, a rialzo viceversa è quest'area poco sopra i 34.000 che contiene le velleità dell'indice. Allora andiamo a vedere anche un po' di titoli e cominciamo da quelli italiani, dove dobbiamo osservarne alcuni un po' per colore. Prima di tutto c'è Campari, no? La notizia che la holding potrebbe avere problemi di natura fiscale spinge il titolo sui minimi, no? Lo vediamo qua. Se apriamo ancora di più il grafico, notiamo che sotto questo livello, che è stato il minimo recente, c'è anche l'area 8,70, che lo vedete è un supporto di lungo lungo periodo. Vedremo come funzionerà. Certo, graficamente non è molto attraente. Chi invece tutto sommato ha un po' detto la sua, diciamo così, nelle ultime sessioni a rialzo è stata Leonardo, impattata dalle news, diciamo così, sulla francese Airbus, è tornata a testare questo minimo importante e ora vediamo se avrà la forza di trovare una reazione. Sotto 21 sarebbe pericolosa. Ci sono altri titoli, ce ne sono alcuni nel nostro mercato che continuano a muoversi bene nonostante tutto. Prysmian non è certo più là in cima come era prima, però quantomeno ha tenuto un po' botta, diciamo, da questo punto di vista. E poi ne citerei altri due che hanno a che fare col petrolio, lo abbiamo visto che ha che sta congestionando, consolidando sopra area 80. Uno è la reazione di Tenaris all'arrivo in area 14, suo supporto molto importante, lo vediamo qui, e l'altro è il titolo Saipem, che si è mosso a rialzo con decisione di nuovo nelle ultime sessioni, reagendo con forza dal test di area 2 e riportandosi praticamente intorno ai 2,40, dove chissà, magari andrà di nuovo a ritestare i massimi in area 2,50 visti poco sopra. Direi bello questo grafico. Per contrasto bisogna dire che Enel, diciamo così, non è riuscita a ritornare nel range di prima, sta tornando un po' indietro, che Eni sta facendo molta 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 fatica a tenere il livello dei 14, lo vediamo qua, vedete, è rientrata un pochino sopra l'area 14, ma sta facendo molta fatica, ha fatto molta fatica, quindi restiamo un po' in stand-by su Eni e cerchiamo di capire che cosa può succedere. Un'occhiata alle banche, tutte diciamo un po' in ritracciamento, ancora non con dei grafici più di tanto preoccupanti, però senz'altro, diciamo così, molto meno attraenti di quello che si era visto sino solo a poco tempo fa. Andiamo a vedere il grafico di Intesa San Paolo, che sta per arrivare, eccolo qui, lo vedete, rimbalzo importante dai 3,25, però diciamo poi si è andato un po' arenando. Anche Unicredit, che andremo a vedere, sembra aver un po' perso lo smalto di prima, insomma, e questo tipo di titoli, questa famiglia di titoli, non è, diciamo così, assecondata da altri che potrebbero o dovrebbero arrivare in soccorso, come certe utilities. E allora vediamo A2A graficamente quello che è, e addirittura Italgas che va alla ricerca del test di un supporto molto importante, però attenzione perché siamo su livelli davvero tosti.
Andiamo a vedere allora alcuni titoli americani, e tra essi ce ne sono di molto interessanti. Questa voleva essere Eli Lilly, ma mancava una L. Eli Lilly che continua a muoversi molto bene e guardate, continua a macinare rialzi su rialzi. Siamo anche sopra i $900 per azione, davvero tosta. Ma ci sono stati altri titoli che si sono comportati molto bene nelle ultime sessioni, tra questi AT&T che, come si vede, supera delle resistenze molto forti e si lancia verso quell'area intorno ai 19,40-19,50 di resistenza intermedia. C'è un altro titolo che ha un po' come dire, spaventato gli operatori, che è stata Nike, con i suoi risultati considerati brutti da parte del mercato, risultati sulle vendite. Il titolo fa un meno 20 praticamente, lo vedete, precipita sui $75, lascia i supporti intermedi e si lancia forse verso quell'area supportiva così in basso, però staremo a vedere. È un po' in evoluzione la situazione da questo punto di vista. Allora andiamo a vedere l'ennesimo titolo americano in qualche modo degno di nota e di interesse. Questo è Lockheed Martin, lo vedete, titolo che ha una resistenza che non riesce a superare, ma attenzione, se dovesse farlo graficamente potrebbe diventare molto interessante. Mai chiusura sopra questo livello, sempre tentativi poi non andati a buon fine. Andiamo a vedere un altro titolo interessante, che è United Health negli Stati Uniti. Eccolo qua, United Healthcare, lo vedete, sta disegnando nel grafico una figura interessante, è fatta di tantissimi gap, ma se si dovesse mai avvicinare a quest'area di resistenza, a mio parere potrebbe tornare ad essere piuttosto piacevole. Andiamo a vedere ancora un titolo che a mio parere potrebbe essere particolarmente attraente graficamente. Eccolo qui, siamo di nuovo in una congestione del prezzo, ma molto vicini a una linea di resistenza che potrebbe dare il là a movimenti interessanti. Certo, dovrebbe rompersi a rialzo tutta questa congestione, insomma. E per finire chiuderei con due real estate investment trust, cioè stiamo parlando di residenziale americano. Eccolo qui, questo è American Homes, vedete anche voi, resistenza molto forte, testata più volte, potrebbe essere interessante, e ce n'è uno che mostro da alcune settimane, che è Invitation Homes. Anche qui sembra proprio dietro l'angolo la prossimità di breakout, ma non c'è ancora arrivato. Allora direi, in attesa di capire cosa succederà con le elezioni francesi e se ci restituiranno della volatilità, quantomeno qui in Europa, per questa settimana è tutto. Alla prossima, ciao!